quanto riguarda il rugby internazionale, non è stato molto felice per il rugby Italia. La nazionale maggiore ha perso contro il Samoa. Adesso ha la possibilità, l'ultima partita, quest'ultimo weekend contro il Giappone, almeno vincere una partita di questo trittico di giugno. Per quanto concerne l'Italia emergenti, hanno perso contro i Jaguares, una specie di Argentina A, che durante il primo tempo ha subito la squadra di Cavinato, nel secondo hanno recuperato e anzi dopo hanno vinto con un risultato abbastanza eloquente. Ha vinto in maniera molto chiara alla fine la squadra dell'Argentina. La squadra italiana d'emergenti ha vinto la seconda partita contro la Spagna in maniera molto agevole, e quindi questo weekend diciamo panorama internazionale in chiave italiana. La Under 20 ha perso contro la Scozia in extremis, dovrà giocare per la permanenza nell'elite del Under 20 mondiale. E noi comunque abbiamo vissuto dei momenti molto simpatici, io direi, perché siamo stati con gli amici di Calvisano, che dovevano affrontare una sfida importante contro le campionesse d'Italia di calcio. Quindi andiamo al torneo squisito. Infatti, il nostro nuovo partner del nostro format Special Rugby, e andiamo giustamente a presentare questo torneo insieme al nostro carissimo amico Paul Griffin. Paul, ci siamo, adesso tra poco comincia la partita. Ti vedo che sei in trance agonistica perché sei il portiere di questa squadra, che è la squadra del Calvisano, campione d'Italia del rugby, che trova le campionesse d'Italia di calcio. Calcio e rugby comunque sono cugini, quindi va bene. Come ti trovi, come ti senti? No, siamo nervosi, ovviamente la nostra realtà non è palla rotonda. E ovviamente io come portiere, solo perché i guanti sono così piccoli che le uniche mani che entrano sono i miei, quindi. Però siamo qua, cerchiamo di fare una bella figura contro le campionesse da calcio italiano e la facciamo il nostro migliore. Ovviamente non è il nostro sport, però ci facciamo. Segniamo No, due o tre gol sicuro. infatti, io farò l'arbitro, quindi cercherò anche di essere un po' di parte per cercare Un po' di di. simulazione Sì, ci sarà. infatti, ci siamo. E dicevo comunque, perché comunque è una bella squadra, perché abbiamo, oltre a te che sei il capitano e anche C'è il Andy Will che portiere, c'è ha fatto Andy sua Vitt. vita come Wayne Rooney, Sì, uguale. Stefano uguale. Scanfella che, vabbè, è Stefano Scanfella. Sì, lo sappiamo. Ah, c'è Andrea Gavazzi Andrea anche. Gavazzi che, vabbè, lui è qua per tezzo tempo, non per la partita, però comunque Infatti, lo fa. Bergamo, è che è veloce lui, è interessante, interessante, quello lì sì. da seguire, da seguire. Dopo abbiamo Alessio, anche lui è uno Alessio è un robusto. gran tifoso di Baggio, quindi ovviamente lui conosce bene Il le foto di calcio. Baggio e tutto quello là. Marco Susio, come lo vediamo? Anche io Marco forse. Susio viene dal stesso paese dal capitano di Brescia, Zambelli. Zambelli, quindi vicino Quindi qua, lo va bene. conoscono, hanno fatto un po' di chiacchierate questi giorni e sarà una cosa interessante. Apo, un uomo che comunque anche lui Apo mi può. Sì, corre, è corre, è un importante, regista importante. della nostra squadra. Invece uno che non do niente, sinceramente, con tutto il cuore, e sinceramente lo dico, Luca No, Beccaris. Il becco non lo vedo bene per il calcio, o no, sbaglio? ci dà un po' di pese, Sì? un po' di pese. Ah, sì, il peso ce lo dà sicuramente, un po' spumeggiante anche perché viene da Asti lui. Sì. E invece, vabbè, Paolo Vaccari, abbiamo Paolo che è un buon Paolo inserimento. Vaccari è qua perché è biondo, perché altrimenti non c'è un biondo e deve Infatti, sembrare un biondo nella squadra, abbiamo no? bisogno di due biondi e ultimamente troviamo anche suo fratello. Anche suo Alessandro viene, fratello, sì, quindi no. parliamo dei due allenatori, dai. E due allenatori, ah, c'è anche, sì, esatto, due allenatori, Dean e Beppe, che ormai hanno fatto tutto in questi anni, sia dalla Serie A2, A1, Scudetti, e oggi veramente non hanno fatto niente. Infatti, Sono qua solo per sono qua. partecipare, a bere dopo e mangiare due salamine, Infatti, basta. ci sarà un quarto tempo, terzo, quarto, quinto, molto squisito, tra parentesi, perché è il marchio di questo torneo. Quindi andiamo a seguire tra poco questa partita, questa sfida, calcio versus rugby. Guarda, 10 minuti che sto cercando di mettere queste e finalmente sono uscito. Vedi? Come la capitano? Elisa, vieni qua. Cosa si sente giocare con questi grandi campioni del rugby? Beh, bellissimo, sono immensi per noi, per cui speriamo entrino con calma perché ci spaccano, credo. Sono dei galanti uomini, gentlemen, quindi no problem. Bene, dai. Buona partita. Grazie. Anche te, capitano di questa squadra, cosa ti senti affrontare queste ragazze campionesse d'Italia?
veramente nervosi. Sì, si vede, siete molto concentrati. Ovviamente, no, vogliamo fare una bella figura perché qua rischiamo tanto. Bene, dai, comunque buon divertimento, ci vediamo dopo, ciao. Adesso si tratta anche per voi una sfida diversa e l'affrontate come al solito. Sì, noi giochiamo per vincere, non ce ne frega niente del resto. Bravi. Placare? Noi no. Loro sì. Quello che mi preoccupa ancora di più. Buona partita. Oh là là! Che carini. E voilà. Ha vinto la squadra di Giallonera del Cani Carnisano, quindi... Che carini. Allora, la squadra di Apo a piani va adesso a fare il calcio d'inizio. Io ho chiesto partita la partita, vamos, comincia la partita. Andrea Cavazzi sulla sinistra, recupera la palla Stefano Scanferla, Cavazzi ancora, lo vedo in difficoltà Cavazzi, però. Sta lavorando, infatti dicevo, è dura quando ha un piede un po' che è un dado quel piede lì di Cavazzi, purtroppo. Adesso sì, avanza la squadra Fedeli, il pericolo che vola, avanza per la destra, e sta vedendo il centro, tenta la sua compagnia numero 4, tira! L'archero che prende la palla, no? Bello, bello, bravo Paul Griffin, sucio per la destra. Adesso sì, c'è Beppo, cerca di superare. Gol! Il grande bomber del Carnisano, un golazzo, veramente, infatti. Oh, piani che grande controllo del pallone. 2-1, pericolo ancora! Gol! 1-2, perfetto! 1-2, perfetto, ancora lui che dà la palla a Apo, a Piani, bellissimo questo gol. Una, come si dice nel nostro gergo in spagnolo sudamericano, una pared. 1-2, un triangolo e dopo a Piani che è andato a fare questo golazzo. Complimenti Apo, complimenti. Pericolo di gol! Oh, è peccato! Si è fatto intimidire le Paul Griffin in Lisa, eh! Il capitano veramente ha fatto intimidire la gol. Bergamo veramente ha un calcio molto potente, però non ha per niente, infatti viene cacciato fuori perché non ha piaciuto l'allenatore quel gesto tecnico, fuori Bergamo. Alberto Bergamo ha recuperato bene, adesso sdeborda a piani sulla destra, tira cross, va verso la porta, no! Oh, gol! No! Una bella esperienza comunque questo momento di condividere con le ragazze del calcio femminile il campionessa d'Italia. Assolutamente, innanzitutto complimenti per lo scudetto perché è sempre l'obiettivo più importante di ogni stagione chiaramente, dopodiché io dico è sempre bello fare qualsiasi sport, dico, a me piacciono personalmente gli sport all'aperto, quindi questo qui è uno sicuramente di quelli, e personalmente dico, avevo l'ultima partita, l'ho giocata nel 2006 e l'ho perso, oggi ho giocato, ho fatto un remember e ho vinto, per cui sono felice. Elisa, anche per voi è un bel momento. Sì, bellissimo, ci siamo divertite, credo, come ha detto lui, che è bello condividere comunque l'esperienza di qualsiasi tipo di sport perché fa bene allo spirito, fa bene alla vita. Faccio complimenti al Cami Calvisano perché hanno vinto la grande anche loro. Speriamo di proseguire così entrambe. La prossima rugby. La prossima va bene. Ha toccato. Va bene. Adesso possiamo anche fare una riflessione per quanto riguarda questa partita. Allora, ti posso chiedere una cosa? Tuo numero di telefono. No, stavo scherzando. Comunque, sì, si vede che sto scherzando. Comunque è stato simpatico tutto, perché nonostante voi che avevate meno turnover, meno cambiamenti, con i giocatrici avete fatto una buona partita, questi sono veramente in forma e voi avevate sinceramente pochi anche della prima squadra. Sì, poche perché tante sono in nazionale, comunque al di là del risultato è stata una partita divertente, penso che tutti si siano divertiti, sono stati molto simpatici loro e sinceramente pensavo peggio nel calcio. Anche io. Invece hanno fatto discreti numeri.
No, il bello anche che abbiamo coinvolto il pubblico, la gente si è divertita, ci sono stati anche alcuni gesti tecnici non male, alcuni di meno, però l'obiettivo, come dicevi te, è divertirsi in questo bel torneo qui a Padang, in questa bellissima location. E devo farti complimenti a te e anche a tutta la squadra, approfitto loro, i campioni in questo momento in carica d'Italia del calcio femminile. Dedichiamo questa partita in particolare a qualcuno? La dedichiamo, penso, a noi e loro, perché anche loro hanno vinto lo scudetto, noi, il resto della squadra che non c'è stasera e tutti quelli che ci hanno seguito quest'anno con la passione di sempre.